Uno degli appuntamenti più interessanti della 55esima edizione del Festival dei Due Mondi è l'evento promosso da Leteia Communication, che promuove la serie di incontri dal titolo L'istinto di conversazione, condotti dal noto giornalista, scrittore e conduttore radiofonico, il professor Olivier Robea. Professore, grazie per questa intervista. Può illustrarci questi incontri e i suoi ospiti? Allora, sono incontri in libertà, sono tre incontri con un primo e un secondo tempo, il tardo pomeriggio di un giorno e poi la mattina del giorno dopo per tre fine settimana, quelli che occupano appunto il Festival di Spoleto. E ci sono vari ospiti di vario tipo, adesso c'è un lungo elenco che voi recuperate, ma insomma, che ne so, Gloria Satta. Veniamo al nocciolo degli incontri e poi magari recuperiamo l'elenco. Dunque, l'idea è quella di parlare in libertà, appunto si chiama con un facile gioco di parole, istinto di conversazione, di parlare in libertà davanti a un pubblico, di chiacchierare per il gusto di chiacchierare, di non avere un tracciato fisso su cui muoverci, ma insomma di farlo appunto con il piacere maieutico della scoperta, in chiave gratuita, laddove per gratuita non si intende come aggettivo soltanto il fatto che non ci siano dei denari di mezzo, ma non ci siano interessi da nascondere, ci sia una libertà o un avvicinamento, un'approssimazione alla libertà di pensiero e di parola in quel momento. Quindi sono padri e figlio, madri e figlio, padri e figlie, insomma c'è una sorta di contatto generazionale che dovrebbe far scaturire qualche cosa di interessante. Quindi le modalità e il tipo di ospiti, l'idea di scelta degli ospiti rende l'idea, credo, spero, rende comunque l'atmosfera in cui si dovrebbero svolgere questi incontri in due tempi, quasi come una partita di calcio. Quindi parliamo di due generazioni a confronto su temi di grande respiro e attualità che offrono la possibilità di vedere come cambia la nostra società. Sì, sul tema, sui temi, c'è una massima libertà. Voglio dire, si potrebbe parlare di come si vive a Spoleto, come dell'ipotesi di guerra all'Iran. Voglio dire che uno parla in libertà per il gusto di chiacchierare alla greca. Non temo, visto quello che sta succedendo in Grecia, non alla Grecia moderna, ma alla Grecia antica, ecco. Secondo lei c'è bisogno di tornare a conversare oppure alla luce dei mezzi tecnologici che offre internet e social network c'è magari più bisogno di riscoprire quel modo di conversare cortese, gentile, privo di violenza? Ma credo che le due cose coincidano, c'è bisogno di riscoprire, di grattare un po', noi siamo rocce stratificate, bisognerebbe arrivare a uno strato un pochino più interno, ormai viviamo solo sullo strato quasi, insomma adesso faccio un discorso generico e generalista di cui mi pento mentre lo faccio, però lo faccio lo stesso, rischio lo stesso, c'è in generale un'abitudine a vivere soltanto, come si dice, al primo sangue, sulla pelle, sull'epidermide, ecco. Forse ricominciare anche con la parola a scavare un pochino, a arrivare a quei livelli di rocce stratificate che siamo, forse è meglio, forse più interessante, forse anche meno costoso sul piano economico, forse vivere di dentro è meno costoso, quindi, e questo è un messaggio all'economia internazionale. Io intanto ho recuperato la lista degli ospiti dal regista Ugo Gregoretti con la Sì. figlia Orsetta, il costituzionalista Andrea Manzella con il figlio Giampaolo, l'attrice Eleonora Giorgi con il figlio Andrea Rizzoli, poi Simona Marchini con la figlia Roberta, lo storico Strinati con i figli Tommaso e Federico e l'attrice Donatella Finocchiaro con suo padre Antonino. Poi altri ancora seguiranno venerdì Sì. 13 luglio. Professore, io approfitto di questa occasione per farle una domanda che va fuori dal festival, ma che sicuramente interessa tutta l'Italia con la I maiuscola. Cosa farà giovedì l'Italia con la Germania, secondo lei?
Ecco, temo che il fatto che interessi tutta l'Italia con la I maiuscola sia un segno di irreversibile declino. Glielo dice uno che pure si è occupato per anni e continua a occuparsi, naturalmente a modo suo, di questi temi, di cose grandemente popolari, insomma, via. Può essere pure che vinca, il problema è se perde o vince il paese. E di solito il calcio non è servito a dare gioia momentanea e poi a costruire qualche cosa. Di solito è servito semplicemente a riempire buchi che poi, come in un groviera, si riaprivano immediatamente dopo. Quindi, da un lato, sulla prima pelle di cui parlavamo un momento fa, mi auguro che l'Italia vinca. Dall'altro, penso che investire sull'Italia calcistica che vince, mentre frana tutto il resto, è una sconfitta molto peggiore che se la Germania battesse l'Italia.